svolto il Torino Map Party in occasione dell'Open Data Day Italia 2015 con la partecipazione del Consiglio regionale e della Fondazione Torino Musei insieme ai mappers del Piemonte e di OpenStreetMap. Obiettivo della giornata, mappare alcuni percorsi storico-artistici torinesi, scattando e condividendo fotografie georeferenziate e raccogliendo informazioni sull'accessibilità. Una giornata dedicata alle mappe, all'arte e in generale ai dati aperti per i cittadini. L'importanza di iniziative come queste? L'importanza è molto alta perché si tratta di coinvolgere sempre più i normali cittadini nella scoperta del loro territorio e nella creazione di nuovi dati tramite fotografie, tramite condivisione della propria conoscenza o del proprio essere in un dato posto. Una giornata per mappare le bellezze artistiche museali piemontesi su OpenStreetMap. Perché secondo te è stata importante questa giornata? Secondo me è stato importante perché gli Open Data sono molto utili per realizzare nuovi servizi per i cittadini e quindi questa iniziativa è stata molto importante anche per far conoscere alla gente che ci sono proprio queste opportunità.